Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, un after patch di un glitch dei soldi bestiale che vi consentirà di duplicare un'auto al minuto ragazzi. Allora passiamo ai requisiti di questo glitch: un centro operativo mobile con una LG Retro Custom dentro, può essere anche un veicolo normale, fate come volete, però io ho questi requisiti, se volete fare fate tutto come ho fatto io. Poi dovete avere una LG Retro Custom in un garage qualunque, che sarà quella che andremo ad utilizzare, quindi fate bene attenzione ad avere la targa personalizzata. Mettetela su tutte e tre le auto, la targa personalizzata, per sicurezza, e avrete bisogno di un garage dove andrete a mettere le LG che duplicherete, quindi quel garage dovrà essere pieno o di LG o di Faggio. L'ultimo requisito che ci servirà ragazzi sarà il deposito veicolo speciali, con un blazer o con un veicolo speciale, basterà un veicolo, non serve un veicolo specifico, l'importante è che abbiate un veicolo. E nella base operativa dovete avere un altro veicolo con cui andrete a fare il glitch. Io in questo caso ho la LG Retro Custom, anch'essa con targa personalizzata. Se avete fatto caso sono tutte e tre con targhe diverse, con colori diversi ragazzi, è stato fatto volutamente in maniera tale che voi capiate bene diciamo gli spostamenti dei veicoli. Quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Dovete richiamare dal vostro deposito veicoli speciali il veicolo speciale che vi andrà a servire per fare il glitch. Allora ragazzi, tengo a precisare che il video è stato editato un po' di tempo fa, però è ancora funzionante, diciamo che era stato patchato, però ho aggiunto un passaggio che diciamo fa parte dell'after patch, e quindi tramite quel passaggio voi potrete fare il glitch. Quindi non mi commentate se è vestito da Babbo Natale, cazzi e mazzi, o è un fake, perché comunque il glitch funziona e fidatevi di quello che vi dico, anche perché non porto mai fake. Quindi lo sapete, massima fiducia per Maxi Milk ragazzi. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Rimandate il vostro blazer nel deposito veicoli personali. Quindi qui scatta il vostro amico. Il vostro amico dovrà andare start online missioni create da Rockstar e scegliere una missione a caso e chiudere la sala. Oppure un'opzione secondaria, potrà anche non chiudere la sala ma dovrà uscire quando glielo direte voi ragazzi. Quindi ora passeremo al passaggio che sarebbe l'after patch ragazzi, quindi vi dovete dirigere nella sala dove si organizzano i colpi, ve lo metto a rallenti così lo capite meglio. Dovete andare in partita casuale ragazzi e dovete selezionare il Domus Dei, il colpo, e dovete andare da soli, dopodiché riaprite velocemente il telefono, io lo sto mandando a rallenti ragazzi, e vi posizionate sull'icona di partita veloce, casuale, come cazzo la volete chiamare. Quando vi scompare il simbolo crew ragazzi dovete pigiare sull'icona, dovete selezionare, come in questo caso è sparita il simbolo crew e io ho selezionato. Quando avete selezionato, l'unica cosa che dovete fare è uscire dal telefono. A questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Andate in party e vi unite al vostro amico che sta in party. Io in questo caso c'è la mia ragazza che saluto, che sta in party, che mi sta dando una mano, e mi unisco ragazzi. Qui le opzioni sono due: o esce dall'attività o chiude l'attività. Voi andrete ad unirvi nel caso, in tutti e due i casi, e vi si buggerà come sempre. Quindi torniamo al resto del glitch ragazzi. Il resto del glitch è come sempre: andiamo a posizionare una LG Retro Custom in questa parte in maniera tale che ci teletrasportiamo come state vedendo, e ci posizioniamo vicino al punto giallo ragazzi.
premiamo triangolo e X insieme in maniera tale da uscire dalla base operativa con il veicolo. A questo punto, ragazzi, sciogliete il presidente, diventate CEO e assumete il vostro amico come associato. Vi dirigete verso il vostro garage dove avete la LG Retro Custom da duplicare, ragazzi. In questo caso è quella gialla. E sostituite, dovete sostituire con quella LG Retro Custom. Scusate i lag del video, ma quando mando in velocità il video ovviamente ci sono dei lag, si perdono dei frame, quindi non è colpa mia, ragazzi. Allora, a questo punto io per comodità chiamo un elicottero per spostarmi da una parte all'altra. E mi dirigo verso il mio deposito di veicoli personali. Quando siamo in prossimità del deposito veicoli personali, dovremmo richiedere il nostro centro operativo mobile e portarlo davanti al nostro deposito veicoli personali, perché sarà quello che ci andrà ad aiutare a duplicare un'auto al minuto, ragazzi, in maniera molto veloce e rapida. Quindi prendiamo il nostro centro operativo mobile e lo portiamo al deposito veicoli personali. Una volta arrivati al nostro deposito, che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo entrare nel nostro deposito veicoli personali e ci entreremo con l'amico, che comunque è un nostro associato, e il nostro associato dovrà fare solamente quello, dovrà rimanere nel deposito veicoli personali e non dovrà fare nient'altro, dovrà solo ricordare ogni tanto di muovere il joystick e basta, ragazzi, in maniera tale da non essere cacciato dalla sessione. Quello è l'unica cosa che dovrà fare. Ragazzi, come vedete qui c'è la LG Retro Custom gialla con targa personalizzata che io avevo nell'altro garage, quindi è quella che deve avere la targa personalizzata. La prendete, uscite fuori dal vostro deposito veicoli, vi mettete dietro al centro operativo mobile, aspettate che vi compare la freccettina e fate richiedi veicolo personale dal centro operativo mobile e aspettate che compaia in minimappa il vostro veicolo personale. Una volta che è comparso, ragazzi, come vedete questa qui è la LG azzurra che stava dentro al centro operativo, ma come ho già detto potete avere tranquillamente una LG qualunque dentro il centro operativo, quindi l'importante è che la LG Retro Custom l'abbiate nel garage, perché sarà quella che andrà a passare dentro al deposito veicoli personali. Una volta che avete fatto ciò, entrate nel centro operativo, uscite e portate la LG in garage e la sostituite con una RH8 normale. E qui abbiamo già fatto il primo clone, ragazzi. Io qui prendo la LG RH8 normale per comodità, me la porto fuori, vado con questa LG qui, rientro nel mio deposito veicoli personali e prendo nuovamente la LG Retro Custom. Il nostro amico, quando sarà nel garage, non vedrà più la LG Retro Custom, ma la vedrà ricomparire solamente quando noi entreremo nel deposito veicoli personali. Quindi non vi preoccupate se il vostro amico non vede il veicolo. A questo punto rifate lo stesso passaggio, vi rimettete dietro al centro operativo mobile, appare la freccia, richiedete il veicolo dal centro operativo mobile. Io qui ho fatto un taglio perché mi ci voleva un po' più di tempo. Richiedete il veicolo
e come vedete ragazzi dentro, diciamo fuori, abbiamo la LG normale che avevamo nel garage. Entrate nel centro operativo mobile per salvare il veicolo, uscite e mettete l'auto in garage. Il glitch è abbastanza semplice ragazzi, è veramente molto molto semplice, lo potete fare proprio in tutta tranquillità e potete duplicare 1, 2, 3, 5 garage, tutti i garage che volete. Quindi detto questo ragazzi, vi lascio al resto del video perché comunque diciamo il comment può finire anche qui, insomma capite da soli tutto quanto il glitch. Lo lascio comunque il resto del video in maniera tale che capiate bene. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me. So let me see, they try to shut me down on the